Massimo, cosa significa basico lauzio per te? È tutto, per me. Tutto che vuol dire? Sentimento, lavoro, passione, cos'è? È lavoro e passione unita al lavoro, o lavoro unita alla passione. Cosa c'è dietro questo basico lauzio? Tanta passione, tanto impegno, tanto investimento di forze e di passione. È vero che i rider vengono qua, come diceva proprio fa Antonio, anche per un buon caffè. E soprattutto, anche. Non c'è più il caffè. Vamos. Massimo, è vero che qui al Bicycle House succedono cose strane, gente che arriva con un percorso magari complicato di vita, poi impara un lavoro, lo prende, se lo mette da parte, anzi in tasca, fa le valigie, saluta e ringrazia. È vero, è verissimo, è un motivo di orgoglio e di soddisfazione per me, perché questo spazio è stato attraversato nel tempo da persone cicloviaggiatori o persone urbani, insomma, ciclisti urbani che vengono qua a fare i corsi di officina, oppure persone cosiddette a rischio, ragazzi con percorsi passati complicati. Con i nostri corsi di ciclofficina ci hanno dato tante soddisfazioni, perché oggi per qualcuno è diventata anche una professione. Sono andate all'estero a lavorare, insomma. Vi mandano delle cartoline, diciamo grazie, sì, Massimo, grazie puntualmente. Oddio, la cartolina forse un po' obsoleta. No, sui social, se ormai sui social, qualche ormai commento di ringraziamento di questi amici che stanno fuori. Senti, vi aspettavate questo successo? Cioè di essere de facto, come dire, punto di riferimento per una certa ciclomobilità napoletana? Sì, no, io onestamente non me l'aspettavo, però come si dice l'impegno paga. Quindi stare ogni giorno qua dentro, innovarsi, conoscere, farsi conoscere, farsi apprezzare, poi insomma siamo cresciuti nel tempo grazie a questi impegni.